Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi, giovedì 25 maggio, da una location alquanto improbabile, mi trovo in un sottoscala qua a San Juan, a circa 70 km dalla città di Mendoza. Diamo il via ufficialmente alla serie di video Nerd Pipponi sudamericani. E per iniziare partiamo con il botto. Questa è la nostra struttura a San Juan e questo è l'ingresso. Non avevamo il parcheggio per la moto, ma la titolare molto gentile ce l'ha fatta parcheggiare nel sottoscala. Quindi ho tolto le valigie laterali alla moto e mi sono infilato qua dentro. Piccolo dettaglio sulla sicurezza, guardate sopra, ottimo antifurto meccanico, che non guasta mai perché la sicurezza non è mai troppa. Sempre senza valigie sono riuscito a passare tra la scala e il muro per portare la tenerona qua in fondo. La porta marrone è l'ingresso della nostra abitazione. Tolgo il telo alla moto e mettiamoci al lavoro. Prima però vi faccio vedere una cosa. Guardate in fondo la cocinera impegnata nelle pulizie di casa. Mi tocca. Poi con calma, come sempre, tour della nostra abitazione. Basta chiacchiere, via gli occhiali e vamo. Telo andato. Dal titolo del video avrete capito che parleremo di manutenzione per la moto. In tantissimi me lo avete chiesto: Francesco, come sei messo con la manutenzione per la tenerona? La risposta è male barra malissimo, per mille più motivi che poi tratteremo nel corso del video stesso, ma come dico sempre, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo in qualche maniera di arrangiarci. Prima cosa che salta all'occhio guardando la tenerona è che ci troviamo in un sottoscala, ma che al tempo stesso la tenerona è abbastanza pulita. Ve la faccio vedere anche nella parte frontale e nel lato scarico. Come sempre, prima di fare il tagliando la moto, mi piace lavarla in maniera approfondita, nel senso che non mi piace sporcarmi le mani con la moto sporca. Ma dovete sapere che negli stati attraversati, Uruguay, Cile e Argentina, è difficilissimo trovare il classico lavaggio a cui noi siamo abituati in Italia, dove metti il gettone, hai la lancia e ti lavi la moto da solo, ma ti devi per forza di cose appoggiare al classico autolavaggio. Quindi devi lasciare la moto e ti devi affidare all'operatore. La lancia che non è con l'acqua calda e il sapone viene spruzzato con un banalissimo compressore, quindi potete capire che il risultato finale non è proprio ottimale. Comunque, soffermandoci nelle parti che più ci interessano, parlando con l'operatore gli ho detto di insistere un po' di più, possiamo procedere con il tagliando. Per prima cosa, visto lo spazio angusto, togliamo le valigie, poi togliamo il lucchetto dell'Abus, questo qua, e a breve video su tutti i sistemi di sicurezza inerenti alla moto, quindi video pippone nel video pippone. Moto scarica, nel frattempo è arrivato il nostro vicino, Honda 150L raffreddata d'aria, ma bando alle ciance, prendiamo l'attrezzatura del mestiere. Contenitore per l'olio, preso al Carrefour qua vicino, sarebbe la lettiera per i gatti, 1,50 euro. Per capire se la capienza era sufficiente ci ho messo due bottiglie d'acqua da 2 litri cada una, quindi ci dovremmo essere. Guanti portati da casa comodissimi per il tagliando, nella parte sopra la mano traspira, mentre nella parte sotto hanno una buona presa. Filtro dell'olio Airflow HF204 per la super tenere, che sono riuscito a riveriare qua a San Juan. 4 litri di olio Castrol Power Racing totalmente sintetico 5,40. Poi sulla tipologia di olio, gradazione e quant'altro ci torneremo, perché qua soprattutto in Argentina è difficilissimo trovare un olio totalmente sintetico. Classico silicone per le alte temperature che utilizzo sempre un po' nel tappo dell'olio, notate industria argentina. 2 lampade H7 nota marca famosissima Kobo, imbuto ad altissime prestazioni preso al Carrefour 30 centesimi. Svitol portato a casa in formato mignon, ottimo per serrature e per sblocco. V80, una sorta di VD40 ma industria argentina, ottimo prodotto per togliere l'ossido, per pulire, per lubrificare. Canovaccio preso al Carrefour 1 euro. Dulces in fondo, custode dell'Enduristan per i miei attrezzi. Dopo questa carrellata di prodotti, mettiamoci al lavoro. Mi vedete sorridere, perché se penso a quello che sto facendo, dove lo sto facendo e come lo sto facendo, è pazzesco, ragazzi. In primis vi chiedo scusa per l'audio, nonostante sto utilizzando il microfono migliore, direzionale, professionale, ma qua sotto si creerà una sorta di eco. Al tempo stesso le immagini non saranno il massimo, nonostante sto utilizzando la camera migliore con ottica super luminosa, ma l'ottica luminosa crea un effetto bokeh, quindi ragazzi, cercate di capire la situazione. Da parte mia, quello che voglio cercare di fare è condividere i pro e contro di questo cambio di vita e al tempo stesso di farvi immergere nella nostra vita. Perlomeno ce la metto tutta. Detto questo, prendiamo il crick principale che tengo qua dentro in queste sacche. Tutta roba super ignorante. Con il crick grande, pinze e questa attrezzatura
che ho preparato personalmente da casa prima di partire, riesco a fare un tagliando completo alla moto. Questa è l'attrezzatura portata da casa, poi se vi interessa possiamo fare un video pippone dettagliato per analizzare il singolo pezzo. Conosco abbastanza bene la moto e con questa attrezzatura riesco a fare il tagliando completo. Che significa tagliando completo? Significa che riesco a cambiare l'olio, il filtro dell'olio, il filtro dell'aria, le candele, l'olio del cardano, riesco a cambiare le pastiglie dei freni, riesco a smontare anche la ruota posteriore e la ruota anteriore. Quindi manutenzione ordinaria, forse qualcosina in più. Ma in questo video, vista la situazione surreale, ma soprattutto vista la situazione attuale della Tenerona, considerate che la moto l'ho tagliandata in maniera completa l'anno scorso a settembre, aveva circa 107.000 km, ora sono passati 8-9 mesi e la moto ha 121 km, quindi ho superato la manutenzione programmata da casa Yamaha. Casa Yamaha dice di cambiare l'olio ogni 10.000 km barra un anno, quindi come tempi ci siamo, ma come chilometraggio l'abbiamo superato abbondantemente. Ma qua cambiare l'olio, fare il tagliando alla moto, cambiare le gomme, qua ripeto, Sud America, zona Patagonia, non è così semplice come siamo abituati noi in Italia, dove usciamo di casa e con circa 20-30 km troviamo di tutto. Qua è veramente complicato per le tasse di importazione, per mille altri motivi, ma per questo ci voglio fare un video dedicato perché è molto interessante. E anche per questo mi vedete qua nel sottoscala a cambiare l'olio da solo, perché i meccanici ovviamente sono più bravi di me di fare questa semplice manutenzione. Però un altro problema che ho riscontrato è anche trovare la qualità dell'olio che a me piace. Vi ho fatto vedere prima il Castrol 100% sintetico. Aspettate, questo olio qua che vi ho fatto vedere all'inizio del video non è un olio specifico indicato per la Super Teneré. Qua bisognerebbe fare un video super pippone per parlare delle caratteristiche dell'olio, molto interessante, ma noi ora dobbiamo cambiarlo l'olio, quindi non abbiamo tempo. Comunque io sulla moto ho messo sempre il Motul 7100 1050, olio totalmente sintetico. Ieri ho girato tutta San Juan per trovare un olio 100% sintetico e vi posso garantire che non è stato facile. Non è stato facile perché il mercato delle moto qua in Sud America è totalmente diverso rispetto a quello che noi abbiamo in Europa. Mi spiego meglio. Il 90% delle moto vendute ora, qua nel 2023, sono moto raffreddate ad aria a carburatore. Moto raffreddate ad aria non necessitano di un olio 100% sintetico, anche perché hanno delle tolleranze, delle dilatazioni totalmente differenti rispetto a un motore raffreddato a liquido. Per la Tenerona, molti di voi diranno: guarda Francesco, che potevi mettere tranquillamente un olio minerale buono o un olio semisintetico. Questa è un po' una mia fissa. Io ho messo sempre oli 100% sintetici, per me sono migliori, quindi voglio continuare su questa strada. Ho trovato questo, ho trovato il Motorex, ho trovato il Motul V300. Il Motul V300 già l'ho utilizzato, è un ottimo olio, ma la stessa Motul ti dice che è un olio per le gare, dovresti utilizzarlo per 1500-2000 km, dopodiché dovresti cambiarlo, quindi non indicato per il mototurismo. Nel caso di questo olio qua è un ottimo olio, però se guardate le caratteristiche tecniche, questi due numerini qua, 5W40, non sono indicati per questa moto. In casa Yamaha, se controllate il libretto di manutenzione, ti dice che l'olio da poter utilizzare è un olio che va da 10 a 50. Potresti mettere il 10-40, il 10-50, il 15-40, 15-50 e via discorrendo, in relazione a dove vivi, in relazione appunto alle temperature, perché questi numerini qua servono per indicare la fluidità, o meglio, la viscosità dell'olio. Più sono alti e più l'olio è viscoso, più l'olio è denso. Più sono bassi e più l'olio sembra un po' come l'acqua, molto molto fluido. Nel caso specifico, un olio 540 è molto fluido. Basta vedere quando lo verseremo all'interno dell'imbuto, all'interno del motore, ce ne accorgeremo che sarà appunto un olio molto simile all'acqua. Questa cosa è positiva da un lato e negativa dall'altro, e questo dipende anche dalla tipologia del motore. Per questa moto, ripeto, questo olio è forse troppo performante. Perché dico troppo performante? Perché un olio che inizia con il 5, 5 significa la viscosità dell'olio quando è freddo. 40 è la viscosità dell'olio quando è caldo. Il numero 5 è un olio molto fluido quando è freddo. Da un lato, ripeto, è positivo perché se noi viviamo in zone molto fredde, ma molto molto fredde, all'accensione l'olio va subito in circolazione perché appunto, essendo più fluido, andrà a ricoprire le zone più estreme del motore. Mentre se noi mettiamo un olio tipo 15-50 sarà molto più denso e metterà più tempo a arrivare ovunque. Tutto questo per dirvi che ho trovato
solo questo olio qua 100% sintetico. Se andavo da un meccanico non sapevo che olio avrebbe messo, perché loro sono un po' più abituati a fare le cose, un po' più ad adattarsi, mettiamola così. Non voglio fare nessun tipo di critica, però ripeto, se tenete la vostra moto sappiate che se venite in Sud America dovete per forza di cose un po' abbassare il vostro range, quella che mi piace definire precisione che abbiamo in Italia. Qua ragazzi ve la potete scordare. Detto ciò, mi sono convinto a prendere questo olio, anche se la gradazione non è quella consigliata da casa Yamaha, anche perché noi stiamo andando verso l'inverno e l'idea è quella di salire di quota. La notte potremmo trovare temperature intorno ai -10, -15 e un olio più fluido all'accensione è migliore. A parte questo, la cosa più importante è che ormai la sapete benissimo, noi ad agosto dobbiamo tornare in Italia per il matrimonio della sorella di Sara. Quindi da qua riporteremo la moto in Uruguay e avremo ancora 4-5.000 km da percorrere. Anche se l'olio non è proprio perfetto e questa cosa mi dispiace, possiamo chiudere un occhio e andare avanti. Quello a cui tenevo era prendere un olio 100% sintetico. Altra cosa, a fine giro la moto avrà intorno ai 20.000 km. Quando torneremo dall'Italia, perché torneremo a riprendere la Tenerona e continuare questo folle cambio di vita, allora là farò un vero tagliando completo alla moto, anche perché sul libretto uso e manutenzione di casa Yamaha ti consigliano di cambiare l'olio ogni 10.000 km / un anno, di cambiare le candele, di cambiare l'olio del cardano ogni 20.000 km. Quindi in questo folle cambio di vita restiamo nel range di uso e manutenzione consigliato da casa Yamaha. E in Uruguay, già mi sono informato, si trova il Motul 7100-1050 che io metto sempre. La Tenerona deve stringere i denti, deve resistere. Fra qualche mese gli farò un vero tagliando completo. Ora, prima che sopraggiunga la notte, togliamo il paracoppa. Prima vita andata, seconda vita andata, ora dobbiamo togliere questa e quella là in fondo. Crick piccolino da un quarto, prolunga, chiave da 10. Primo dado tolto, ora dobbiamo togliere questo, stesso crick, sempre da 10. Ecco l'altro identico. Infine sotto troviamo l'ultimo dado dietro su quel buco che vedete. Ora basta spingere il paracoppa in avanti per farlo uscire. Eccolo qua. Da fare molta attenzione per non perdersi queste boccole che si infilano all'interno dei gommini. Eccoli qua. In maniera tale che quando l'avete da fuori stringe, stringe sul ferro e non sulla gomma. La gomma serve solo per attutire le vibrazioni. Quindi sul lato sinistro l'estensione del paracoppa possiamo lasciarlo, mentre nel lato destro dobbiamo rimuoverlo. Questo l'ho lasciato. Ora spruzziamo un po' di questo prodotto sui tappi dell'olio e anche intorno al filtro dell'olio. Canovaccio per pulire di tutto in maniera da togliere tutte le micro impurità. Ma non ci sarebbe bisogno perché l'olio è caduta, ma lo facciamo uguale. Ora accendiamo il motore e lo portiamo a 60 gradi. Prima di togliere il tappo dell'olio, far sempre riscaldare un po' il motore, non tantissimo, perché in questa maniera l'olio caldo diventa più fluido, quindi defluisce meglio dall'interno del motore. Prima cosa da fare è aprire il tappo dell'olio. Usate qualcosa per non rigarlo, perché spesso e volentieri è in plastica, e facciamo attenzione che non si infili nulla all'interno. Ecco qua. Per i più curiosi, dopo 13.000 km il livello dell'olio è perfetto, si trova a metà tra il minimo e il massimo. Ora prendiamo il crick più ignorante e andiamo a... guanti. Bello nero catramoso. Poi lo vediamo per bene. Tolgo il silicone che metto sempre come guarnizione. Cerchiamo di non sporcare nulla. Facciamo i bravi italiani. Tolgo anche l'altra. Ora passiamo al filtro dell'olio. Ci mettiamo la sua chiave. Riduttore da 3/4 a 1/2. Solito crick. La lettiera come dimensioni è perfetta.
Dopo circa mezz'ora, scesa la notte, ho preso un faretto più potente, così vediamo tutti meglio. Ora puliamo il tutto. Filtro nuovo, mettiamo un po' d'olio. Rimontiamo il filtro. Fondamentale, quando rimontiamo il filtro, da guardare se l'O-ring si trova nella sua sede. Perfetto. Il filtro, secondo la tabella Yamaha, dovrebbe essere serrato a 17 Nm. La chiave dinamometrica non ce l'ho, quindi facciamo la vecchia maniera con il braccio. Ok, secondo me sono 17 Nm. Molti sostengono che anche tirandolo a mano andrebbe bene, però secondo me qualcosina in più non fa mai male. Ora, a mani nude, senza guanti, mettiamo un po' del silicone. Dovrebbe essere rosso. Lo faccio a mani nude perché mi piace avere più sensibilità. No, preso nuovo, è secco. L'ho comprato l'altro giorno, industria argentina, nuovo di zecca. L'ho aperto ora perché l'ho aperto con il tappino in questa maniera, ma dentro è completamente secco. Dato che non mi piace rimettere l'olio nuovo senza silicone, dato che il silicone l'ho pagato, domani vado a vedere se me lo cambiano. Dico domani perché, sempre fortunatissimi, oggi è il 25 maggio e qua in Argentina è la festa della patria, quindi è tutto serrato. Eccomi tornato, è tornata la luce, sono tornato dalla ferramenta a cambiare il silicone. Questa volta l'ho aperto davanti al titolare e per fortuna sembra che non sia secco, quindi andiamo a metterlo sui tappi. Se sentite un rumore tipo scroscio d'acqua in sottofondo, non è colpa mia, ma è colpa della cisterna che in questo momento ha deciso di riempirsi. Quale difficoltà le abbiamo tutte. Ho lasciato far uscire l'olio per tutta la notte e ieri sera, dato che avevo il silicone indurito, mi sono portato avanti con i lavori, quindi ho travasato l'olio dalla lettiera alla bottiglia. Se volete, un po' di vino tinto per voi. Ah, mi raccomando, non lo lasciamo in giro ovunque, ma portiamolo nei luoghi di raccolta. Io già ho parlato con il titolare del distributore di benzina e me lo riprende tranquillamente. Per più curiosi, nonostante i quasi 14.000 km, l'olio ha ancora quel colore leggermente rosso del Motul 7100, però ovviamente più tendente al nero. Ne basta pochissimo, ne ho messo anche troppo, poi quello in eccesso lo toglieremo. Ora bisognerebbe avere la chiave dinamometrica perché queste viti vanno serrate a 20 newton. Questi sono quei momenti in cui vorresti l'attrezzatura, il garage, basta. Facciamo l'altra. Ok, togliamo il silicone in eccesso per fare i pignoli. Il bordo rosso ci sta bene con la scritta World Crosser della Tenerola. Questo è il lavoro finito nel dettaglio, con il contorno rosso. Ora aspettiamo un po' che si asciughi, io nel frattempo rimonto il paracoppa e vi lascio con un'altra piccola e banalissima manutenzione che ho fatto l'altro giorno alla manopola del gas. Avevo un problema alla manopola del gas che non mi ritornava e mi andava dura. Guardate, dopo 1000 km di ripio, la situazione della Tenerona. Questa è la manopola del gas, è dura, l'ho smontata qua. Guardate sotto, c'è un po' di polvere, mamma mia. Questa è la situazione, ora si pulisce tutto, si lubrifica. Ora passiamo una sorta di carta abrasiva argentina, è un telo ma funziona molto bene, è lo mismo dell'ucidare l'alluminio. Ovviamente questo è lo stadio iniziale, ma per quel che ci serve basta e avanza, anzi troppo lucido secondo me è anche peggio perché poi farebbe attrito. Perfetto. Ho tolto anche l'adesivo, quella colla leggera che serve per tenere le manopole. Perfetto, ora rimontiamo il tutto. Prima però aggiungiamo una sorta di svito, di spray al silicone per le serrature. Questo l'ho portato da casa, piccolissimo, serve appunto per togliere gli attriti. E rimane sulla parete, crea una sorta di velo che serve appunto per gli attriti. Ancora meglio con l'allarme in sottofondo. Puliamo bene bene,
Ora rimontiamo tutto, fate attenzione a questo foro qua perché è importantissimo. Questo cavo va inserito qua, l'altro cavo nella parte opposta. Quel foro è importante perché c'è questo perno qua, serve appunto per dare la posizione esatta. Quindi inseriamo qua, troviamo la posizione del foro, eccolo, sentite, mettiamo l'altro. La posizione c'è, ora mettiamo le viti. Prima tirate la vite in alto, è più importante tirare la vite sopra per farlo chiudere bene, quella sotto è una sorta di morsa per bloccarlo. Top ragazzi, vamos a installare la manopola. Riinserisce la guaina in maniera molto molto easy. Pulisco bene bene questa con lo spray, si pulisce all'interno la manopola, metto un po' di colla debole, non forte, altrimenti poi faremo fatica a toglierla la manopola. La metto anche perché queste sono manopole riscaldate e sono leggermente larghe, altrimenti anche con un po' di alcol si potrebbe inserire, quando l'arco si asciuga la manopola rimane bloccata. Fate come credete meglio in base alle vostre manopole. Quello che ho trovato è questa colla, gli ho detto alla ferretteria, alla ferramenta, qualcosa di debole, qualcosa di non forte che si può togliere facile, ma soprattutto per la gomma. Anzi, prima, perché io sono uno che si fida poco, la voglio provare, che vedo il beccuccio molto rigido, la vedo come un gel. Ora aspetto 60 secondi, vedo se diventa tanto tanto dura, perché non vorrei che sia tipo attack. Se fosse così non la metto, ragazzi. L'ho bocciata perché è tale quale ad attack, la sento proprio. Ha creato delle gocce super rigide, non mi piace perché ho paura poi che la manopola non la tolgo più. Quindi facciamo la vecchia maniera, ricordatevi questa rondella in plastica. Spruzzo un po' di questo spray per pulire bene bene dentro. Attenzione perché il filo della manopola non è tanto lungo, quindi trovate la posizione migliore per poterla inserire senza forzare. Ovviamente se accelero ruota un po', ma il meccanismo è talmente morbido che per adesso la manopola aggrappa bene l'acceleratore. Vedete un esempio di colla? Questa che avevo messo prima era quella venduta insieme alle manopole. Con facilità si riesce a togliere. Tipo il mastice, il bostic, deve fare quella pellicina che poi si rimuove con abbastanza facilità. Considerate che lo sto facendo senza aggiungere il prodotto. Con il prodotto spray verrebbe via, oppure con il diluente verrebbe via benissimo. È solo per farvelo vedere come dovrebbe essere. Quindi la parola giusta è un mastice. Inseriamo il piombo. Ok, lavoro terminato, ho aggiunto le fascette per bloccare il cavo della manopola riscaldata. Quello che dovete fare attenzione è che il cavo della manopola riscaldata non vada a collimare con il blocchetto di accensione. Semplicissimo. Proviamo anche le manopole riscaldate se funzionano. La manopola è calda. Perfetto ragazzi, spegniamo che non possiamo far rumore. Piccola chicca nerd, tutte le viti e le filettature le pulisco con questo prodotto che sgrassa e lubrifica. Paracoppa rimontato, altra vista. E intanto che aspettiamo un altro po', cambiamo le lampade da supertenere perché quando siamo arrivati qua avevo una lampada bruciata, poi mentre la parcheggiavo si è bruciata anche l'altra, praticamente si sono bruciate quasi contemporaneamente. Ora il problema sarà come condividere il cambio della lampada. Sto cercando di fare il mio meglio, comunque vedete questa ghiera qua, basta girarla, si toglie il tappino, quella è la situazione all'interno. Per prima cosa bisogna togliere lo spinotto. Poi vedete quel ferretto? Bisogna spingere e farlo ruotare. Ora si vede bene, ferretto ruotato, si può sfilare la lampada.
Eccola qua. Questa è la situazione all'interno senza lampada, con il ferretto ruotato, lo spinotto spostato in basso. Ora mettiamo le famosissime lampade Kobo, made in PRC, Repubblica Popolare Cinese. Tutto fatto in Cina, come sempre. Lampada nuova posizionata, non vi potete sbagliare ad inserirla perché ha un incavo in basso a sinistra che obbliga la posizione. Ho chiuso il castelletto, ora agganciamo lo spinotto e mettiamo il tappo. Il tappo all'interno ha un o-ring, sarebbe cosa buona e giusta toglierlo, pulire. Poi se avete uno spray a silicone che mantiene la gomma bella morbida, sarebbe l'ottimale. Tappo inserito, anche il tappo ha una posizione obbligata, basta spingerlo e può ruotare. Ora la parte più bella di tutto il lavoro. Ho spostato la moto per farvici vedere meglio, ma soprattutto ho ancorato la lampada con la corda Turatec, perché ricordatevi che la sfiga ci vede sempre molto bene. Togliamo il tappo, imbuto da 40 centesimi e vamos con il primo litro di olio. Onestamente lo pensavo ancora più fluido, visto che parliamo di un 5,40. Se non si cambia il filtro in casa Yamaha dicono 3,1 litri, cambiando il filtro 3,4 litri. Qualcuno mi prenderà per uno scemo, però mi piace prendermi cura da tenerona. Primo litro andato. Vamo con il secondo. Un imbuto più grande sarebbe stato meglio, però questo è quello che passa il Carrefour. Secondo litro andato. Vamos con il terzo, che il terzo è andato. Ora andiamo con l'ultimo mezzo litro. Ok, un po' di meno. Semmai domani facciamo un piccolo rabocco. Siamo il tappo. Ok, mini tagliando terminato. Ora porto fuori la tenerona, anche perché penso che qua sotto i condomini mi uccideranno se l'accendo, quindi la portiamo fuori e l'accendiamo tutti insieme, sperando ovviamente che parta e che non faccia qualche rumore strano. Moto all'esterno, sotto al lampione. Intanto la spia dell'olio non è accesa. Ed ora giro di prova obbligato. Appena tornato dal giro di prova, l'olio come pensavo si trova in mezzo tra il minimo e il massimo. Ora sistemo tutto e butto la basura. Termino il video qua, quasi che mi vergognavo a fare questo video, perché quello che avete visto ragazzi è proprio alla portata di tutti. Come dico sempre, se riesco a farlo io riuscite a farlo anche voi. L'unica cosa che vi chiedo è provate ad immergervi nella mia vita. Mi trovo a 13.000 km di distanza da casa, non ho la mia attrezzatura, non ho la chiave dinamometrica, non ho il mio garage, quindi tutto quello che è semplicissimo qua può diventare leggermente più complicato. Ma la parte più complicata sicuramente è stata quella di condividere questo mini tagliando, perché la luce qua sotto non è il massimo, sicuramente l'audio sarà compromesso, ma io come sempre ce l'ho messa tutta per cercare di portare a casa qualcosa di decente. Fatemelo sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto siate buoni. Ciao ragazzi. Ah, importantissimo, quasi che stavo per dimenticarvi, a Santiago del Cile ho cambiato le gomme, ho messo le Adenau K60 Scout. Ignorantissime, come sempre, dopo averle testate bene, video pippone. Baby.